Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che volevo fare da tantissimo, tantissimo tempo. Allora, il video è quello su come ho smesso di fumare ed è una cosa che voi mi chiedete, scusate se mi tocco i capelli, mi muovo, ma fa caldissimo, c'ho anche l'aria condizionata accesa, ma fa veramente, veramente caldo. Però ci tengo tanto a fare questo video e ci tengo tanto a fare, avete visto almeno un video a settimana, quindi mi raccomando. Iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi anche alla campanella, cliccate sulla campanella così vi arriva la notifica dei miei video. Comunque venite a vedere perché sto mettendo sempre un video a settimana, quindi lo faccio sempre, almeno un video a settimana lo faccio. Allora, voi mi chiedete sempre come ho smesso di fumare. Alcune persone non sanno neanche che io fumavo. Ho fumato per più di 10 anni, quando ero più giovane. Adesso ormai non fumo da, penso, una decina d'anni, comunque da veramente da parecchio, quindi vi posso dare tutta il mio supporto e la mia esperienza. Allora, come ho smesso di fumare? Io ho smesso di fumare in due modi principalmente, anzi forse tre. Allora, innanzitutto ero in uno stato di salute che me lo ha permesso, cioè stavo poco bene. Dovete sfruttare quei momenti in cui magari state poco bene, avete una tosse, avete una febbre e cala ad esempio la sigaretta a un sapore. Ovviamente parlo di sigaretta, ma parlo anche di sigaretta elettronica perché è tutto comunque dannoso e tutto fa male. Io non sto qua a dirvi, a convincervi di smettere di fumare, a dirvi quali sono i danni del fumo, perché chiunque lo sa. Sto qua a dare un supporto a chi vuole smettere di fumare ma non ci riesce, a chi vorrebbe liberarsi da questa schiavitù che per me è sempre stata una schiavitù, è veramente una dipendenza, è quello che mi ha sempre fatto veramente più male, oltre al fatto che la pericolosità del cancro. Ho visto una persona a me cara morire di cancro ai polmoni, morire proprio letteralmente soffocata perché fumava. Questo psicologicamente mi ha molto molto influenzato. Ho visto persone comunque avere infarti e stare male e vi ripeto, in un periodo in cui magari voi avete la febbre, voi avete la tosse, avete mal di gola, in cui non potete negare che la sigaretta ha un gusto più brutto, che comunque che riuscite a fumare di meno, ecco, quello è il momento che dovete sfruttare. Io così ho fatto, avevo un accenno di bronchite, di mal di gola, stavo male, avevo molta tosse. Quindi praticamente ho preso la palla al balzo e ho detto, io già ero reduce da vari tentativi in cui volevo smettere di fumare ma non ci riuscivo. Vabbè, primo su tutti, è inutile che ve lo dica, è la forza di volontà. Volere e potere. Se volete smettere di fumare ci riuscite, perché voi quello che volete, quello riuscite a fare. Voi siete più forti della sigaretta, voi siete più forti, bisogna semplicemente attraversare un piccolo periodo di sofferenza per poi arrivare a questo grande traguardo che vi porterà tantissimi, tantissimi benefici. E allora, io vi ripeto, ho sfruttato questo momento, quindi ho iniziato a smettere di fumare in questa fase. Ovviamente non sapevo neanche io che sarebbe stata decisiva, che ce l'avessi fatta, ma mi sono aiutata con l'aromoterapia. L'aromoterapia è una cosa che vi consiglio. Io sono andata semplicemente in una farmacia, potete andare anche voi, dove c'è un medico cioè che ha l'aromoterapia e curarvi con quella e vi darà delle boccettine. Adesso io non mi ricordo il protocollo, ma neanche ve lo consiglierei perché comunque ci vuole un medico e comunque io penso che comunque dobbiate andare voi di persona a farvi fare una cosa soggettiva. Mi ricordo ad esempio presi Gelsemium, presi varie cose calmanti e varie cose che andavano a sostituire la funzione della nicotina e del tabacco. Gelsemium sicuro l'ho presi e anche i fiori di Bach li presi e mi aiutavano tanto. Feci proprio questo protocollo di prendere 8 gocce al giorno, questa cosa qua, una cosa che vi aiuta molto. E ovviamente però forza di volontà e mi raccomando di sfruttare un periodo di poca salute
salute, fra virgolette, cioè se avete la tosse, se avete il mal di gola e non riuscite a fumare, quello è un momento, una spinta che vi può dare in più. Poi un'altra cosa che facevo, inizialmente io non bevevo caffè e evitavo tutte quelle cose che mi stimolavano poi la sigaretta dopo, quindi non so, per esempio, adesso io bevo caffè, questo vi voglio dire, cioè nel senso che ho evitato di prendere caffè per inizialmente per i primi mesi, poi adesso bevo caffè, anzi bevo anche molti caffè e non ho mai voglia di fumare la sigaretta. Dopo il meccanismo è questo: voi inizialmente penserete sempre all'azione di fumare, sarà una condanna, sarà un pensiero fisso. Pensare all'atto di fumare, questo sarà quello che vi può far cadere in tranello. Ma voi dovete superare questa cosa, cioè anche se ci pensate, è normalissimo pensarci, ma voi non dovete accendervi quella dannata sigaretta, perché se ve ne accendete una sola, avete rovinato tutto. Quindi inizialmente è normalissimo avere voglia di fumare, è normalissimo pensare ad avere voglia di fumare, però man mano questo pensiero diventerà sempre minore, cioè da essere un pensiero fisso, un'ossessione che pensate, che ne so, 100 volte al giorno, diventerà 50, diventerà 30, diventerà 20, diventerà 10, diventerà 0, diventerà libertà. Voi vi libererete dalla schiavitù di fumare e non avrete più voglia di fumare, incredibile. Praticamente voi potete bere un caffè o gustarvi un pranzo e una qualsiasi cosa senza avere voglia di fumare. Attenzione! Quella rilassatezza, perché so che alcuni di voi dicono, mi diranno, ma a me fumare mi rilassa, non ti rilassa, fumare ti stressa, tu fumi perché sei stressato e le tante sigarette che ti fumi ti creano lo stress, per cui tu devi fumare, è un gatto che si mangia la coda. Invece ti posso assicurare che tu, smettendo di fumare, ti libererai da una grossa schiavitù e avrai 100% dello stress in meno, questo io te lo posso assicurare. Altri metodi poi sono questi qua che vi volevo consigliare. Allora, il magnesio, che il magnesio vi aiuta tantissimo perché stimola il sistema nervoso, vi rilassa mentalmente, vi aiuta tanto anche se siete spossati, se siete nervosi, qualsiasi dolore che avete. Poi comunque il magnesio fa benissimo anche d'estate, anche per i dolori del ciclo, per tutto. Il magnesio questo contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, quindi anche se voi siete stressati questo vi aiuta, perché comunque voi dovete portare avanti il vostro lavoro, le vostre funzioni normali, non nella vostra giornata. Il magnesio, questo qua che abbiamo su Carlita Shop, è in bustine, ragazze, quindi ragazze e ragazzi, lo sciogliete e ve lo prendete, top. Un'altra cosa, dentifricio sbiancante, questo qua è ottimo ed è dentifricio sbiancante al carbone tripla azione. Perché vi sto consigliando un dentifricio sbiancante? Perché voi tutte le volte che avrete il pensiero o la voglia di fumare dovrete lavarvi i denti. Questo, lavarvi i denti, avere l'igiene dei denti pulito e l'alito fresco, vi farà passare la voglia di fumare. E anzi, se paradossalmente dovreste fare un tiro o sentire l'odore del fumo, vi verrà letteralmente lo schifo. E questo è, se voi dopo 2 mesi di detox, di disintossicazione dalla sigaretta, voi provate una sigaretta, io ve l'assicuro, vi fa schifo, vi fa letteralmente schifo, cioè quello che voi state fumando è veramente una cosa che ha un sapore orribile e piace perché ne siete dipendenti, ecco, questa è la cosa importante. Quindi voi vi lavate i denti con questo che noi su Carlita Shop lo vendiamo tantissimo, è al carbone, quindi anche sbiancante. Cosa fa? Oltre a mantenervi l'alito pulito, questo qua vi inizia a sbiancare i denti, quindi voi, vedendovi giorno dopo giorno i denti più bianchi, l'alito più fresco, respirate meglio, ce la fate meglio a fare le scale, il sapore anche del cibo migliora, queste sono tutte cose che succedono giorno dopo giorno. Io
se lo trovo ve lo metto, un manifesto che mi diceva innanzitutto una frase che non mi dimenticherò mai: ogni sigaretta che non fumi è un male in meno che ti fai. Quindi voi dovete pensare a non al macigno di non fumare più, pensate semplicemente a ogni sigaretta che non state fumando e non vi state facendo male ai bronchi, ai polmoni, al cuore, ai denti, la puzza e tutte queste cose qua. Quindi, e poi quello che succede nel vostro organismo quando iniziate a fumare, a smettere di fumare, dall'ultima sigaretta i polmoni si liberano, le arterie si puliscono, iniziate a respirare meglio, a ragionare meglio, meno livello di stress, più livello di felicità, più livello, più insomma più di tutto. Poi ve lo metto questo cartellone perché comunque è passato tempo, io poi mi andavo a cercare informazioni per supportarmi e penso che chi vuole smette di formare lo fa. Comunque ve lo metto questo cartellone. Poi un'altra cosa che vi voglio consigliare, questo adesso lo facciamo insieme, è l'olio essenziale di Lang Lang. L'olio essenziale di Lang Lang ha un profumo che è veramente super rilassante e anche proprietà rilassanti. Questo qua si può utilizzare miscelato nell'olio di cocco, ad esempio noi abbiamo questo qua che è olio di cocco di Alchemilla, che adesso è liquido ma se lo mettete nel frigo diventa un burro, quindi fighissimo. Adesso ce lo prepariamo insieme come ai vecchi tempi, un burro rilassante all'ylang ylang che voi potrete andare a spalmare sui polsi delle mani, sulle tempie, e andare a utilizzare come rilassante e come appunto calmante nel momento in cui magari siete più stressati, siete un po' più agitati, siete un po' più nervosi, vi sentite anche un po' più fragili e vulnerabili a questa voglia, a questo desiderio, a questo che è solo un fatto mentale. Questo vi voglio dire. Allora, come andremo a fare? Prendiamo. Allora, innanzitutto vi voglio lasciare il codice sconto per Carlita Shop se volete acquistare queste cose o altre cose, Carlita YT, e avete il 20% di sconto su tutto il sito, quindi risparmiate il 20%, ok? Poi vi metto il link dei prodotti nel box informazione. Allora, io Filtro Bellezza, che è la mia maschera Carlita Beauty del mio brand, l'ho terminata perché la amo, questa vi fa la pelle bellissima, e un'altra cosa, migliora subito la pelle, ma voi volete immaginare quanto vi fa male il fumo alla pelle? Voi se mi seguite, siete amante del beauty, siete amante della bella pelle, il fumo invecchia la pelle, fa venire le rughe e le macchie, quindi da subito, quando andrete a detossificarvi dal fumo, vedrete la vostra pelle più pulita, più luminosa, più bella. Questo ve lo posso assicurare. Quindi io ovviamente posso utilizzare prodotti Carlita Beauty ancora di più. Comunque questa l'ho finita perché la amo, la maschera Filtro Bellezza. Ecco, iniziate a curare anche la vostra pelle, a dedicarvi a voi, prendetevi cura di voi. Adesso lo vado a pulire e prepariamo questo burro rilassante all'ylang ylang. Ovviamente quello che vi resta lo metteremo, questo lo mettiamo qua dentro con l'ylang ylang, però quello che vi resta dell'olio di cocco voi potete utilizzarlo per fare pacche ai capelli, utilizzarlo sul corpo dopo la doccia, utilizzarlo in spiaggia. Ovviamente non ha protezione solare, quindi mettetevi sempre la protezione solare e poi mettete l'olio se volete dare un glow e abbronzarvi di più. È fenomenale anche per struccarsi, quindi l'olio di cocco ha mille utilizzi. Quindi ok, adesso facciamo questa preparazione insieme come ai vecchi tempi con le mie manine. Allora ragazze, perfettamente pulito il nostro barattolino Filtro Bellezza, vedete? Io vi consiglio di utilizzare uno delle creme perché poi l'ho andata a chiudere col tappino suo ed è meglio, è più sicura la chiusura, se no va a finire che vi si apre, può uscire l'olio, un casino. Ok, adesso che l'olio l'ho fatto bene sciogliere perché è al caldo, perché comunque a temperatura ambiente d'estate è sciolto, poi se lo mettete in frigo diventa un burro, poi vi farò vedere anche come diventa un burro. Andate a riempire il vostro barattolino, questa è una cosa che potete fare con qualsiasi olio essenziale tra l'altro, ragazze, ed è veramente un metodo molto molto carino perché poi diventa un burro. Poi se vi piace averlo olio lo potete lasciare anche così o potete metterlo in una boccettina, in un flaconcino. Olio essenziale di Lang Lang che vi ho detto che ha proprietà rilassanti e il profumo io lo amo,
amo, cioè anche lo potete mettere anche in un profumatore ambiente, averlo per la casa e non avere più quella fastidiosa puzza di fumo, cioè anche questo fenomenale. E spalmalvero, appunto, vi ho detto sui punti cruciali, le metto una ventina di gocce. Ok, 20-25 gocce bastano, ok. A questo punto vado a mescolare e già sento la profumazione che mi fa impazzire, ti rilassa soltanto a sentirlo, anche se l'ho lasciato un poco aperto così nella stanza, raga, vi profuma tantissimo. Top. Che bello, ma me lo metto subito un po' sulle tempie e sui polsi, vedete questo? Lo potete utilizzare anche su tutto il corpo, dappertutto, raga. L'olio essenziale di Lang Lang è uno che ha il profumo più buono, sa tipo di vaniglia, è buonissimo ed ha questa funzione molto rilassante, quindi ottimo. Ma lo metto in frigo e ci vediamo fra poco e vi faccio vedere il risultato. Ecco qua ragazze, la magia, tolto dal frigo diventa proprio un burro, non è più un filtro bellezza ma è un burro e vi dico che ha un profumo stupendo. Adesso a contatto con le dita si scioglie, oppure se avete le unghie come me basta utilizzare una spatolina, vedete, con una spatolina ne prelevate una piccola parte, ecco qua ad esempio, vedete questa piccola parte si va a sciogliere e potete utilizzarlo appunto sul dietro le orecchie, i punti sono dietro le orecchie, sulle tempie, sui polsi, poi potete utilizzarlo dappertutto, veramente dappertutto, anche come burro corpo, è veramente veramente favoloso, fa un profumo raga. E potete fare questa cosa con l'olio di cocco, con qualsiasi, veramente qualsiasi prodotto, e vi lascia una pelle così luminosa, morbida, profumata. Questo qua con l'Ylang Ylang a me piace particolarmente, però voi potete mettere veramente qualsiasi olio essenziale, ragazze. Questo, anche questo qua lo trovate su Carita Shop, tutto trovate su Carita Shop, quindi potete prendere l'olio di cocco e l'olio essenziale di Ylang Ylang, anche la maschera filtro bellezza ve la consiglio, così vi iniziate a prendere un po' cura di voi e vi rilassate e vedete la pelle come migliora se smettete di fumare. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi saluto proprio così come ai vecchi tempi, lasciatemi un like, condividete questo video, fatelo vedere alle vostre amiche e venite a seguirmi sia su IG che su TikTok. Vi mando un bacio grande dalla vostra Carlita. Ciao, fatemi sapere se vi è utile nei commenti a smettere di fumare, se fumate, se vi sarà utile, se smetterete di fumare, se almeno ci proverete, se vi ho trasmesso qualcosa, voglio sapere, insomma vi ho aiutato in tante cose della vita, spesso mi dite che vi ho aiutato, che vi sono stata vicino, che vi sono dato lo stimolo per fare qualcosa, quindi spero anche stavolta di essere d'aiuto per voi ragazze, veramente sarà una rinascita, credetemi. Io quando ho smesso di fumare per me è stata una rinascita e vi auguro lo stesso. Un bacio grande, ciao!